Grazie, bene. Procediamo con la successiva interrogazione presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari l'assessore Cecchini, impianti a biomasse, le rinnovabili impattanti, necessario aggiornamento della normativa, il caso Gubbio e gli altri a seguire. Prego, consigliere Liberati. Grazie Presidente. Questa è una vicenda che ha dell'incredibile, quella che andrò a esporre ora. Dunque c'è gente, ci sono cittadini, donne e uomini che fanno avanti e indietro col pronto soccorso a Branca o col proprio medico talvolta perché hanno lì vicino installato una centrale a biomasse, con conseguente cippatura, eccetera, polveri di legno, quindi essecatura, che volano ovunque, volano anche, e ci sono delle fotografie sui tetti della proprietà della stessa azienda che ha quell'impianto a biomasse, c'è un impianto fotovoltaico sul tetto che viene pulito frequentemente, quasi quotidianamente, perché si accumula la cippatura, diciamo, su quell'area e tutto d'intorno. È una vicenda che ha a che fare naturalmente con il quadro normativo regionale, nazionale ed europeo. Su questo anche la mia collega Laura Gea sta interrogando la Commissione europea per verificare se esistano eventuali infrazioni alle direttive europee in merito a questa concentrazione di impianti in zone, in aree critiche, dove naturalmente anche la Regione ormai è evidente che debba mettere in atto delle politiche più restrittive, almeno per quanto riguarda le biomasse, perché non tutte le rinnovabili sono uguali. Abbiamo visto biomasse che erano in realtà plastica, palper di cartiere, abbiamo visto biomasse di questo genere, legna, ma in aree appunto antropizzate, con impianti industriali veri e propri. E su questo bisognerebbe intervenire. C'è questo tema sia a Montelugliano che a San Marco, sono impianti da 50-100 kW, peraltro per quello sta per esserci perché c'è l'autorizzazione e per quanto riguarda quello di Montelugliano, allora abbiamo un impianto a 49 kW che secondo il TAR dell'Umbria, lo leggo perché è bene farlo, se produttivo come nella fattispecie di emissioni in atmosfera dovrebbe essere sottoposto alla procedura aggravata, quella amministrativa per l'AIA AWA, che invece è esclusa dalla normativa. Quindi il TAR si è espresso molto chiaramente su questo punto. Allora, ecco, sarebbe importante che da parte dell'assessore si chiarisse come intenda salvaguardare la salute umana in questa area. Abbiamo parlato di pronto soccorso, ma insomma ci sono difficoltà respiratorie, mal di gola, bruciore agli occhi, cefalee, nausee, faringiti, prurito. E tutto quanto è certificato dal 2015, no? Queste persone sono costrette a vivere in una situazione abbastanza insostenibile, in una realtà come quella di Gubbio, che è connotata anche da impianti insalubri di classe 1, insomma io credo che occorra un'attenzione particolare. Poi ci sono le produzioni pregiate, le produzioni alimentari, quella dello zafferano, nel caso di San Marco ci sono anche c'è anche un'area archeologica molto rilevante. Ecco, su questo credo che occorra quindi da parte sua un intervento puntuale, chirurgico, da parte poi della Giunta regionale e del Consiglio regionale nel suo complesso la capacità di andare a innovare la normativa attuale che prevede ben poco per quanto riguarda appunto le aree critiche, solo attenzione e cautela, la SEAR, no? La strategia energetica ambientale che abbiamo approvato pochi mesi fa. Grazie. Sì, prego, Assessore Cecchini. Ma naturalmente la tutela della salute dei cittadini vale per tutti in tutto il territorio regionale, indipendentemente che in questo momento si parla della fascia dell'Ugubino gualdese e come di oggetto di Gubbio, in particolare oggetto dell'interrogazione. E come ha avuto modo di dire in altre occasioni in questo Consiglio regionale, la Giunta regionale come la tutela la salute dei cittadini, e facendo in modo che siano rispettate le normative, le procedure, tutto quanto previste per legge e che gli organismi preposti a fare un monitoraggio e a dare riscontro del rispetto di queste normative compiano il loro
lavoro e il loro dovere. Quando parliamo di impianti di biomasse, parliamo di un tema apparentemente semplice ma in realtà complesso, perché se è vero che nell'immaginario collettivo risultano essere quegli impianti più impattanti sia da un punto di vista delle emissioni, sia da un punto di vista delle polveri, sia da un punto di vista delle, come dire, del riscontro che i cittadini poi hanno, indipendentemente anche da analisi e studi certi, per la presenza di impianti di questo genere. Come altra faccia della medaglia c'è quello che noi comunque abbiamo il dovere di produrre energie, di dare una mano per non accedere costantemente, diciamo, a quelle che sono le energie non rinnovabili, quelle appunto fossili, e tra l'altro questi impianti danno anche una mano considerevole a quelle che sono valorizzazione o comunque lo smaltimento di tutti quegli scarti che in particolar modo vengono dall'agricoltura, ma non solo, penso a tutti gli scarti che provengono dall'olio, ma anche dalla zootecnia e via dicendo. Quindi da un lato c'è un'effettiva portata positiva nel realizzare gli impianti di biomasse, dall'altro c'è la forte preoccupazione della popolazione. E negli ultimi anni la scelta è stata quella di individuare la possibilità di realizzare soprattutto piccoli impianti funzionali alle aziende agricole, non per fare business, ma per condurre nel miglior dei modi le proprie attività, soprattutto ad esempio quando ci sono in presenza impianti e allevamenti, e quindi c'è la zootecnia. E il piano, le norme vigenti fanno sì che appunto ci siano delle indicazioni che riguardano le aree, l'individuazione di aree non idonee all'installazione di impianti, anche di biomasse, nonché a criteri per l'ubicazione degli stessi. Va detto che poi c'è tutta una parte, quella relativa alle polveri, quindi a determinate emissioni, si risolvono non semplicemente con singole autorizzazioni, ma hanno bisogno di autorizzazioni specifiche. Rientrano, diciamo, nell'autorizzazione unica ambientale, la parte che riguarda la problematica connessa all'emissione di polveri o rumori derivanti da queste. Nello specifico, nelle ultime settimane, i tecnici del Comune di Gubbio in più occasioni hanno incontrato i tecnici della Regione per vedere nel merito il rispetto di tutto quanto le procedure e tutto quello previsto dalle normative, e questo sulla base della buona collaborazione tra enti ed istituzioni. All'oggi comunque non ci risulta che siano avviate da parte del Comune di Gubbio alcune attività, come di conferenza di servizi, che va a rimettere in un iter determinati impianti, e quindi sarà nostra cura poi verificare attraverso gli organi preposti le diverse informazioni che noi abbiamo, per far sì che appunto si possano fugare quei dubbi che provengono dalle interrogazioni legate soprattutto alla salute dei cittadini. Su questo naturalmente c'è bisogno di dati oggettivi, scientifici e certi, e immaginando che non così a prescindere si può dire c'è la polvere, quindi magari ci sono problemi di salute, c'è bisogno che gli organi preposti facciano le verifiche del caso e poi ci mettono a disposizione queste verifiche. Quindi l'assessorato e gli uffici stanno seguendo e monitorando la questione. Grazie Assessore, prego Consigliere Liberati per la replica. Ma io non è che sia molto soddisfatto, anzi direi che non lo sono, perché non ho capito gli esiti di questo monitoraggio quando abbiamo continuamente bruciore agli occhi e prurito diffuso, abbiamo rinocongiuntivite su base allergica, polvere del legno, ancora faringola rincite persistente. Sono tutte diverse persone, sono tutte anche giovani ovviamente, una serie di situazioni, rinocongiuntività allergica,
ancora su base allergica, polvere del legno, vomito, 3 vomiti la notte, raucedine, tosse, cioè io credo che occorra prendere una posizione un pochino più ci sono comunque già una valanga, ce l'ho qua, poi glieli consegno, di certificati non certo rassicuranti da parte dei sanitari, no? Quindi su questo occorre una presa di posizione netta, ripeto, e eventualmente anche la sospensione dell'impianto, che non è stato sottoposto, questo è importante, ad AIA / AUA. Non c'è stata un'autorizzazione, perché è sotto i 50 kW. Invece si dimostra come purtroppo anche un impianto di medio-piccola potenza può cagionare danni rilevanti. Il fatto che la segatura sia ovunque, lì attorno, lei immagini per chi ci abita cosa significa, ma credo che lei lo immagini bene, no? Ognuno di noi è in grado di... Quindi direi che sulle aree non idonee bisogna configurarle meglio, delinearle meglio. Sul sostegno, direi, politico-economico a questo tipo di impianti industriali a biomassa, bisogna fare in modo che... si superi l'attuale status, si individuino eventualmente anche impianti come posso dire, che funzionino come un catalizzatore, no, per le auto attuali, cioè che siano in grado di catturare le polveri che altrimenti si diffondono tutto attorno e cagionano danni. Abbiamo visto il caso di San Marco, per carità, l'idea in corso, danni anche alle produzioni alimentari, oltre che quindi alla salute umana. Ecco, da parte vostra mi aspetterei un tavolo serio, dopo soprattutto i problemi che sono stati rilevati negli anni scorsi, quando, lei ricorderà, io ero in Italia Nostra, fiorivano impianti di questo genere ovunque in Umbria, con una valanga di comitati e associazioni che giustamente protestavano perché si trovavano a essere registrati ad essere installati in aree molto delicate, che vanno appunto da Città della Pieve a Gubbio, da Gubbio a Spoleto o un po' ovunque per l'Umbria. Allora, su questo la normativa deve essere aggiornata. Grazie. Oggetto numero 147, interrogante consigliere Ricci, risponde l'assessore Chianella. Su gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, criticità causate da linee aeree programmate e non arrivate. Grazie signor Vicepresidente Vicario, è l'atto numero 1675, è una interrogazione che vorrei definire propositiva perché voglio innanzitutto rilevare l'oggettivo lavoro svolto nel quadro del sistema aeroportuale dell'Umbria negli ultimi 20 anni. E sto parlando delle infrastrutture di terra e la nuova aerostazione, sto parlando delle tecnologie di avvicinamento strumentale, mi riferisco all'implementazione della sicurezza con la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, ma vorrei citare anche le infrastrutture stradali di accesso dalla strada statale 75 verso l'area dell'aeroporto, oltre che l'ottenimento in questi anni della concessione ventennale che concede appunto a SASE, l'attuale società di gestione, di poter gestire l'aeroporto da parte ovviamente di ENAC, che ha concesso tale situazione per 20 anni. Oltre che il recente pareggio di bilancio 2017, che ha attestato nel numero di 250.000 circa i movimenti passeggeri all'anno, con la prospettiva però di poter arrivare sino al raddoppio di tali movimenti, perché solo arrivando a circa il raddoppio di tali movimenti, cioè a 500.000 movimenti passeggeri all'anno, che si potrà avere un reale pareggio di bilancio. Con queste premesse, che sono doverose per aver seguito l'evoluzione di questo sistema aeroportuale negli ultimi 20 anni, nell'ultimo periodo vi sono stati però problemi che vorrei definire ampi di continuità del servizio e di affidabilità. Si sono verificati ben 4 casi che vorrei ricordare alla stessa Assemblea Legislativa: Fly Marche,
Fly Volare, Cobrex e Ali Blu, nell'ordine in cui si sono verificati, in cui tali voli programmati dalle compagnie che ho testé citato sono stati annunciati, promossi con conferenze stampa, a volte non sviluppati o solo parzialmente sviluppati. E questo ovviamente ha depauperato l'affidabilità anche in termini di immagine dello scalo aeroportuale dell'Umbria. Per tali motivi si chiede all'assessore con delega quali sono le azioni che la giunta regionale intende intraprendere anche attraverso la partecipata Sviluppo Umbria, che poi incide nella società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, per correggere tali situazioni, e se si sta lavorando affinché i prossimi accordi siano sviluppati con compagnie aeree che siano solide, che abbiano la capacità di attivare linee aeree con una certa continuità durante tutto l'anno, e soprattutto queste compagnie aeree debbono avere anche reti commerciali adeguate per poter sviluppare non solo servizi ma anche vendere e commercializzare prodotti turistici in incoming, quindi in arrivo verso la regione Umbria, sin anche ipotizzando il basamento di alcuni aerei all'interno dello scalo internazionale della nostra regione. Ho citato in premessa che negli ultimi 20 anni sono stati fatti molti interventi di miglioramento infrastrutturale di quelle che sono le dotazioni di terra. Ora mi auguro, e questa è la sollecitazione che sottende alla interrogazione, che vi sia un pari e incisivo sviluppo di quelli che sono i servizi aerei veri e propri di connessione dell'Umbria con l'Europa e i livelli internazionali. Grazie. Assessore Chianella risponde. Sì, grazie consigliere Ricci, grazie innanzitutto per le premesse, nel senso che c'è un riconoscimento sostanziale che insomma nell'evoluzione che c'è stata in questi 20 anni, questa evoluzione ovviamente non è passata invano, ma ha permesso di avere una infrastruttura e una gestione della stessa con possibilità e premesse di sviluppo ovviamente del territorio regionale. Per quanto riguarda le sue due domande, sostanzialmente lei condensa l'interpellanza in due domande, direi questo, che intanto da parte della Giunta regionale, come credo anche da parte di tutti gli altri soci, c'è la massima attenzione affinché le situazioni che si sono verificate in questi ultimi tempi che lei ha elencato non abbiano più a ripetersi. Affermate però che queste non attivazioni abbiano tra virgolette indotti negativi, questo ovviamente è tutto da verificare, tenendo conto che da notizie assunte proprio in questi giorni presso la direzione dell'aeroporto, la società SASE, i collegamenti attivi ovviamente stanno andando bene e con possibilità di recupero rispetto ai numeri del 2017. Quindi direi la risposta alla prima domanda è questa, nel senso da parte nostra c'è la massima attenzione e soprattutto aggiungo che in conferenza stampa e comunicati stampa da parte della SASE, la società stessa sembra oggi essere interessata solo ad entrare in contatto con compagnie che operino da diversi anni sul mercato nazionale e internazionale con comprovato successo ed esperienza, siano esse di linea tradizionale che low cost, e lo stesso dicasi per il settore charter. Tutte le azioni di promozione e comunicazione saranno attivate solo dopo la partenza dei primi voli. Questa è un po' la posizione ufficiale della stessa società e quindi credo che sia una risposta alle situazioni da lei elencate. Per quanto riguarda la seconda domanda, io direi questo, che se si intende aumentare il sostegno economico della Regione dell'Umbria, io credo che la Regione abbia fatto
molto per l'aeroporto e credo che con l'interlocuzione costante che c'è sia con la società stessa che con gli altri soci si potrà avere, diciamo così, una risposta anche in questo senso. E rimanderei semplicemente all'intervista che la Presidente Marini ha fatto alla fine di giugno, che sostanzialmente conferma quanto dicevo prima, che la società SAS è una società sana nel panorama dei piccoli aeroporti italiani, direi una delle più sane, se non la più sana, che non ha problemi dal punto di vista economico-finanziario e che tutto quello che potremmo fare, tra virgolette, con gli altri soci sarà tutto in positivo e sicuramente potrà essere virtuoso. Da ultimo, leggo stamattina, ieri sostanzialmente, che la seconda commissione, il presidente della seconda commissione, ha chiesto a SASE e alla giunta regionale di avere un incontro relativamente a queste questioni, dove potremo approfondire anche i dettagli di tutte queste questioni. Grazie. Consigliere Ricci per la replica. Sì, grazie signor vicepresidente vicario, ringrazio l'assessore con delega delle informative che ci ha enucleato. Io mi auguro che la giunta regionale possa unitamente al consiglio regionale implementare le risorse da destinare alla SAS e quindi sostanzialmente alla gestione dell'aeroporto internazionale e che queste risorse però siano solo investite con compagnie aeree solide che hanno una storia e che hanno soprattutto reti commerciali per vendere servizi e prodotti turistici verso l'Umbria. Mi auguro che in seconda commissione consiliare si possa fare un adeguato approfondimento anche su come Sviluppo Umbria S.p.A. agisce per conto della Regione all'interno della SASE, che come ho ricordato ha ottenuto da ENAC, Ente Nazionale Aeroporti Civili, la concessione di gestione per 20 anni. Concludo anche dicendo che queste quattro compagnie che hanno svolto parzialmente i servizi hanno comunque inciso negativamente sull'immagine dell'aeroporto e voglio anche citare che se alcuni consiglieri regionali hanno su questo espresso anche in maniera incisiva le loro opinioni e questo è arrivato sia dal versante dell'opposizione che anche dal versante della maggioranza, io sottolineo e ringrazio il Presidente Donatella Porzi, che lo ha ricordato, che i signori consiglieri regionali hanno pieno diritto su un tema così forte e importante per lo sviluppo della nostra regione di enucleare in linea con il proprio mandato le espressioni anche negative e a volte anche propositive sullo sviluppo del sistema aeroportuale dell'Umbria. Quindi utilizzo anche questo tempo per ringraziare la Presidenza dell'Assemblea Legislativa che ha anche sottolineato come se i signori consiglieri comunali, scusate, regionali, incidono su questo tema, lo fanno nella pienezza ovviamente delle loro funzioni, soprattutto quando hanno come obiettivo quello di migliorare l'aeroporto internazionale dell'Umbria che è al centro, lo vorrei definire, è uno dei motori principali dello sviluppo economico e turistico della nostra regione. Grazie.